Parliamo di tassi e mercati. Oggi a Trading, buongiorno e ben arrivato ad Andrea Dell'Itala, Head on Investment Advisory di Pictet Asset Management. Buongiorno e ben arrivato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Parliamo di tassi perché in un certo senso c'è un allontanamento delle banche centrali dal loro ruolo di guida dei mercati. Perché secondo lei navigano a vista? Beh, perché tutto sommato sono reduci da un periodo di fallimenti nella capacità previsiva della macroeconomia. Questo, ahimè, non è una prerogativa solo delle banche centrali, tutti i previsori ufficiali hanno fatto fatica a capire cosa succedeva nella fase, in questo ciclo anomalo, insomma, guidato un po' dalla pandemia, e si è poi capito che gran parte o buona parte della responsabilità, per esempio, della fiammata inflazionistica che abbiamo visto all'indomani dei lockdown, aveva ovviamente una responsabilità principale nel lato dell'offerta, cioè chiudendo la produzione e la distribuzione, ostacolandola evidentemente, mentre la domanda anche di prodotti online marciava ancora veloce, si è creato uno squilibrio che pian piano sta andando a posto. Cos'è la complicazione ulteriore? Che siccome abbiamo posto in essere molti rimedi durante la fase acuta della pandemia, in politica fiscale, particolarmente in America, dove sono state compiute ovviamente manovre draconiane, ricordo 2 trilioni di spesa di Biden, molte delle quali insomma andate in sovvenzioni che stanno terminando adesso gli effetti, diciamo, che hanno avuto di sostegno al consumo. L'Europa in questo è stata un pochino più circospetta, il che fa pensare insomma che dopo gli effetti di offerta, che si sono più o meno esauriti probabilmente tra la fine del 23 e l'inizio del 24, ci possa essere ancora una coda degli effetti di domanda. Questo rende molto complicato capire esattamente in che scenario siamo. La previsione di gran parte degli operatori di mercato, credo abbastanza sposata anche dalle banche centrali, è quella di un soft landing, cioè di un atterraggio abbastanza morbido, ma che si sta dimostrando soprattutto in America molto vicino a un atterraggio differito, se non qualcuno lo chiama no landing, cioè un mancato atterraggio, un lungo circling come fanno gli aerei prima di atterrare. A questo si potrebbe aggiungere una piccolissima ulteriore dubbietto, che è su quale e dove stia la pista in termini di tassi di interessi, che sarà congeniale a un'economia che sta evolvendo nel frattempo oltre alla fase ciclica grazie a alcune questioni strutturali potenzialmente anche molto importanti, come l'avvento di una nuova rivoluzione tecnologica con l'intelligenza artificiale. Ma diciamo, questo è un aspetto ulteriore che può complicare un po' la vita delle banche centrali nell'identificare appunto gli equilibri di lungo termine. Per i tassi a breve, loro sanno di essere in territorio restrittivo, ma non sanno, in virtù di quello che abbiamo detto, di quanto e quando potranno allentare i tassi. Ecco, alla luce di questo però, perché mi sembra di capire che c'è una situazione di enorme incertezza, come orientarsi sui mercati, come investire? Allora, c'è un aspetto positivo in quello che dicevo, che si discute comunque all'interno di uno scenario che in questo momento è molto migliorato rispetto a quello critico della pandemia. Insomma, ci siamo lasciati sicuramente alle spalle la stagflazione, la presenza di poca crescita con molta inflazione, e stiamo semplicemente regolando, cioè facendo fine tuning dell'inflazione, soprattutto per le banche centrali come quella europea, che ha un mandato singolo sull'inflazione, e per l'America forse anche si noterà o si farà attenzione a quando eventualmente la crescita, in particolare il mercato del lavoro, cioè l'occupazione, potrà mostrare i primissimi segni di indebolimento. È un po' quello che è uscito dall'ultimo dato. Quindi siamo in uno scenario tutto sommato abbastanza favorevole, in cui rimanere investiti in azioni, secondo me, è una cosa lecita, anzi opportuna, dato che parliamo appunto di crescita sostenuta, soprattutto di provenienza statunitense, ma insomma alla quale partecipa anche l'Europa, e di un'inflazione che, su cui abbiamo qualche dubbio sulla velocità di della quale abbiamo dubbi sulla velocità in cui si modererà, ma non abbiamo grandi dubbi sulla direzione. Da questo punto di vista, l'incertezza maggiore riguarda quindi quante esposizioni obbligazionarie avere in portafogli, perché sappiamo che l'obbligazionario diventa il braccio
armato, lo strumento di trasferimento, di trasmissione degli impulsi monetari che potrebbero occasionalmente essere un po' ripensati. No? È quello che è successo per esempio all'inizio di quest'anno, dove si prevedevano molti tagli da parte della Federal Reserve fino a 6, e in questo momento stiamo discutendo probabilmente, abbiamo appena avuto un dato di inflazione buono, ma parliamo di 2 tagli, quindi molto ridotti rispetto all'inizio dell'anno. Insomma, esposizione azionaria a sovrappeso, esposizione obbligazionaria circospetta è molto più tattica, io credo. Predilezione per settori che sono quelli che trainano, soprattutto in America, dove addirittura c'è fin troppa concentrazione. Sappiamo bene che è il settore tech quello che traina, e all'interno di questo, ahimè, quasi uno stock, o comunque al massimo i magnifici 7, che continuano a trainare questa fase di borsa. La speranza è in un allargamento di questa, diciamo, performance positiva, almeno una base più ampia di azionario, ma nello scenario che descrivevamo di buon soft landing, questa attesa è lecita. Grazie ad Andrea Di Litala, Head of Investment Advisor di Pictet Asset Management.